felice che siamo qua e passo subito la parola ai saluti perché abbiamo una tempistica molto stringente, purtroppo per diversi motivi siamo un pochino in ritardo, quindi vi presento Roberta Caldin che è direttore del Dipartimento di Scienze dell'Educazione dell'Università di Bologna, dove siamo oggi e che ho la piacere di farci i saluti. Certo. Buongiorno, mi scuso anzi se non abbiamo aspettato ancora un po', ma io ho una convocazione del prorettore alla didattica, per cui da qui poi vedrete come fanno solitamente le persone maleducate, anche se non è nel mio stile, andarmene. Quindi io vi saluto come direttrice del Dipartimento di Scienze dell'Educazione e devo dire che sono particolarmente onorata che oggi siano qui due società scientifiche importantissime di antropologia e un'associazione di carattere professionale. Io leggo questa cosa come un grande messaggio e anche un auspicio che si faccia tra di noi all'interno delle aree, ma non solo, sempre più massa critica, sempre più corda per riuscire a far fronte per esempio a tutte le contrattazioni che poi in sede nazionale con il MIUR ad esempio dobbiamo assolutamente realizzare. Io sono presidente della mia società scientifica che si occupa di pedagogia speciale e so quanto è stato difficile non solo arrivare a avere una società ma ad avere poi un raccordo con tutte le altre società pedagogiche. Poco tempo fa abbiamo ospitato proprio qui a Bologna, anche quello l'ho visto come un segno miracoloso, insomma, la consulta delle società pedagogiche. Oggi vedo questo meraviglioso convegno con queste tre realtà che riescono a mettersi insieme per fare il punto della situazione rispetto all'area dell'antropologia e della formazione degli operatori e degli educatori e non posso che esserne felice. Credo che da un punto di vista istituzionale il rilievo e il potere di incidere da parte delle società sia davvero estremamente importante, ma non si rimangono isolate cercando solamente quella che può essere, quello che può essere un obiettivo di carattere accademico, ma invece confrontandosi appunto sul campo, come richiama la società di antropologia applicata, per riuscire ad avere maggior forza. È un momento particolarmente difficile da un punto di vista politico, voi credo che lo sappiate bene, faremo molta fatica complessivamente a ottenere qualunque cosa, se la otteniamo sarà con le unghie e con i denti, quindi è chiaro che dobbiamo stare uniti e cercare di lavorare insieme. Infine una nota personale, perché l'antropologia è una delle discipline più vicine alla mia area che si occupa appunto di disabilità. All'interno della nostra area abbiamo molti studiosi che sono al confine. Uno per me dei migliori, dei più bravi in assoluto è Charles Gardou, è stato un grande docente di Lione 2 ed è un grande esperto di processi inclusivi, un grande esperto anche di antropologia. E negli ultimi testi che lui ha prodotto auspica che ci sia sempre di più un'attenzione, ma che è già iniziata, su questa che viene chiamata antropologia della prossimità, come a dire cerchiamo di vedere anche in questo caso nelle popolazioni o nelle persone che hanno una disabilità qualcosa con cui confrontarci e da cui imparare. Quindi mi auspico anche all'interno di una futura collaborazione anche con la nostra area, sempre più questa attenzione a un'antropologia della prossimità. E con questo augurio vi lascio e lascio la parola a Lucia Balduzzi, che è la delegata del Rettore per la formazione insegnanti. Grazie. Buongiorno a tutte e a tutti, anch'io ovviamente ringrazio per questo invito, per me è molto importante e finalmente Giovanna Guerzoni è spesso invitata ai nostri convegni e comincia sempre il suo intervento dicendo che è un antropologo in casa dei pedagogisti. Oggi posso dire di essere un pedagogista in casa degli antropologi e questa cosa mi fa molto onore.
È un po' appunto con questo sguardo che vi vorrei riportare due riflessioni su il corso dei 24 CFU che è stato organizzato a Bologna con dei numeri molto importanti. Noi abbiamo avuto quasi 9.000 iscritti e a fronte poi di alcuni riconoscimenti crediti stiamo gestendo 17.000 esami, quindi abbiamo dei numeri molto significativi. Non siamo riusciti a fornirvi dati che invece voi avete già analizzato, perché purtroppo i nostri sistemi fin dall'inizio non sono stati informatizzati, quindi non è possibile avere anche solo semplicemente un foglio Excel che ci permette attraverso l'uso di una tendina, ci permette di comprendere quante discipline sono state riconosciute a fronte di che cosa. Devo dire che molti dei riconoscimenti li ho gestiti personalmente, quindi so perfettamente tutte le tabelle, direi che insomma le tabelle le so, i riconoscimenti li conosco tutti, non conosco però i numeri. È un dato che cercheremo di estrapolare solo sulla seconda finestra, in cui invece di riconoscimenti non ne abbiamo utilizzate due, in cui invece abbiamo avuto appunto un supporto informatico e non soltanto dei fogli in PDF. Parto da una riflessione a monte. La riflessione a monte è che, a mio avviso, l'idea, la riforma che prevede l'istituzione dei FIT è una buona occasione, una grande occasione. È una grande occasione da due punti di vista. Il primo punto di vista sicuramente è il fatto di avere cominciato a riflettere su quello che è il profilo dell'insegnante, partendo dal presupposto che non è sufficiente conoscere la propria disciplina per saper insegnare la propria disciplina e che la scuola è un contesto complesso nel quale appunto le competenze disciplinari sono alcune tra le competenze che l'insegnante deve possedere. Questo credo sia un risultato eccezionale e quindi va tenuto tra gli elementi di positività, a mio avviso. Il secondo elemento di grande positività è l'approccio interdisciplinare. La riflessione è che per l'insegnante, ma mi verrebbe da dire per le figure che lavorano nel settore dell'educazione in senso più ampio, è necessario appunto prevedere un profilo che è un profilo non solo orientato magari all'integrazione di competenze di tipo disciplinare con competenze di tipo metodologico, non dico neanche pedagogico, intendo proprio di didattica disciplinare, quindi metodologico, e invece c'è un'apertura molto più ampia alle discipline altre, non specifiche pedagogia e metodologia specifiche del settore del comparto pedagogico educativo, appunto tra queste la psicologia e l'antropologia. A mio avviso avrebbe avuto senso anche una piccola integrazione con la sociologia, visto il mondo che ci troviamo ad affrontare, perché i temi delle appartenenze non soltanto culturali ma anche economiche e una volta si sarebbe detto di classe sociale sono ancora temi importanti quando parliamo di esclusione oppure di possibilità di inclusione in termini più ampi, però insomma, diciamo che già l'approccio è un approccio importante. Temi, questi due punti di forza che io mi auguro, e qui faccio un rilancio affinché le vostre società riescano insieme anche alle nostre ad avere un pochettino più voce, che abbiano delle buone ricadute anche sui 60 CFU per l'educatore sociale, perché non è che questa figura avrà delle caratteristiche differenti dall'insegnante, anzi forse avrà necessità di una formazione interdisciplinare ancora più importante. Le criticità sono state tante, sono quelle su cui poi a voi avete ragionato rispetto ai vostri dati, e sono criticità legate al riconoscimento dei crediti. Le vostre società sono state fra le uniche che hanno fornito un core curriculum e anche delle indicazioni abbastanza chiare, non sempre attese da tutte le università, che Bologna però ha invece seguito in maniera molto precisa. Quindi è importante avere delle indicazioni dalle società scientifiche che ci dicano che cosa si avvicina al curriculum richiesto, ovvero all'elenco di richieste ministeriali, e che cosa invece no, perché questo darebbe la possibilità anche di uniformare un processo sul piano nazionale che garantisca una sorta di equità allo studente che si avvicina a Bologna, come a Milano, come a Reggio Calabria, come a Roma, eccetera.
Un altro elemento di criticità, a mio avviso molto forte, è quello del curriculum, appunto. La legge ci dava delle indicazioni rispetto ai contenuti che andavano sottolineati, studiati, affrontati, a quelli che potevano essere riconosciuti, però lo faceva in maniera talmente ampia che in effetti ci si poteva, cioè, il margine di interpretazione era molto forte. Allora, senza arrivare ad avere un ministero che ci dice che cosa insegnare e come insegnarlo, perché ovviamente nessuno di noi lo vuole, però se fossero invece le società a mettersi d'accordo e a pensare a qual è, come avete fatto voi, cosa che per esempio noi pedagogisti in realtà non siamo riusciti a fare, avere un curriculum un pochettino più stringente, questa è stata una criticità che non sempre siamo riusciti a risolvere. Il terzo elemento è quello invece proiettato al futuro, su cui secondo me, quando si tratta di riflettere di 24 CFU, ancora bisognerebbe pensare a una valenza più politica e meno tecnica, che è che cosa se ne faranno a livello ministeriale delle votazioni che noi stiamo fornendo alla fine dei nostri percorsi, nel senso che, come sapete, la legge non chiede un'idoneità, chiede un voto. Allora, la scelta ovviamente è stata quella di utilizzare tutti i voti, perché c'è chi ha studiato in maniera più puntuale, c'è chi anche per tante ragioni non è riuscito ad avere questa accortezza nello studio, però i risultati sono differenti. Che cosa però se ne faranno, no, di questo tipo di votazioni è un tema secondo me importante, perché se le votazioni entreranno poi come punteggio all'interno del concorso, senza che si fosse saputo in anticipo, credo che l'utilizzo strumentale di un corso come quello che noi, e penso molti atenei invece, hanno affrontato solo sul piano culturale, ecco, diventa un tema di attenzione su cui secondo me occorrerebbe riflettere anche in termini più ampi, ma in questo caso in termini specifici. Direi che come saluti ho anche tolto troppo tempo. Anch'io, come Roberta, vi chiedo già scusa, ma in questo momento nelle aule periferiche stiamo appunto affrontando altri 6.000 studenti, e quindi io vado a supportare la mia truppa, che c'è sempre il docente che arriva in ritardo, il problema, il caso, e quindi è meglio se sto là, però mi farà molto piacere vedere poi le registrazioni e avere i resoconti di questa giornata, perché credo e spero che questo sia solo l'inizio di un dialogo che si apre, non solo, appunto, torno a dire, sul piano culturale, spero anche sul piano invece più politico, perché c'è un lavoro da fare a partire dai 60 CFU per l'educatore sociale e culturale, ma spero anche ad altre sfide che ci vedranno uniti dentro al contesto educativo, e che può essere vinta solo con una riflessione condivisa a livello interdisciplinare, che ci rafforza tutti, credo, in un momento nel quale invece le scienze dell'educazione, e le tengo tutte, rischiano di diventare sempre più strumento di selezione, non strumento di inclusione e di accoglienza. Grazie. Bene, grazie Lucia, so che hai dovuto ritagliarti un tempo non semplice dentro l'organizzazione FIT che ti attende, quindi davvero grazie. Certo, ci sarebbe piaciuto averti nella seconda parte della mattinata, quando parleremo di FIT, ma appunto sfrutteremo la registrazione che abbiamo ottenuto. Grazie, e ringrazio fin d'ora il laboratorio Mela, che è il laboratorio che di questo dipartimento si occupa appunto di documentazione multimediale, non solo, che ci permette di fare una sorta di rendicontazione che contiamo di pubblicare nei siti delle società. Vado velocemente per ragioni di tempo, quindi mi scuserete, mi preme però dire tre cose. La prima è che sono molto felice, siamo molto, molto felici, io, Bruno Riccio, Federica Taragusi, il gruppo di antropologia del Dipartimento di Scienze dell'Educazione, insieme ai colleghi di lettere che vedo presenti, quelli che non sono presenti ci avevano appunto sostenuto in questa
giornata di oggi, perché è un momento per noi importante per due aspetti. Il primo è rendere visibile il lavoro di ricerca e di formazione che tanti antropologi nel corso di questi decenni hanno fatto e fanno con passione, formando diverse figure professionali col contributo dell'antropologia culturale, in particolare dell'antropologia dell'educazione, e soprattutto facendo ricerca applicata, ricerca di campo nei contesti educativi, scolastici ed extrascolastici. Questa ricerca noi abbiamo avuto negli ultimi tempi, negli ultimi 10 anni, diversi momenti in cui si è resa visibile nei nostri congressi, no? Non è passato nessun congresso delle diverse società senza un workshop, un panel dedicato all'antropologia dell'educazione, però non avevamo mai avuto un momento seminariale, l'abbiamo voluto così, in una impostazione, come sanno i colleghi, un po' così innovativa, un po' a braccio, un po' così per far circolare molto le idee, e certamente, come confermo Lucia prima che vada via, questo è soltanto un primo momento in cui ci scambiamo un po' il punto della situazione per contando su altri momenti, insomma. E quindi la prima ragione è la visibilità di un percorso e di una riflessione di ricerca e di formazione che sono ben presenti nelle discipline Medea, come si usa dire. E la seconda ragione, me lo concederete, è il fatto che capiti a Bologna, lo ritengo particolarmente bello, perché come tutti sanno non bisogna fare cose rituali. E beh, diciamo che l'incipit di questo lavoro dell'antropologia, dell'educazione nei contesti scolastici, a partire dai servizi 06, quindi la prima infanzia, lo dobbiamo ad alcuni colleghi bolognesi come Matilde Calarigalli di Perugia, pomeriggio ci raggiungerà Fiorella Giacalone, Paola Falteri, che per prime in Italia hanno inaugurato un percorso, ovviamente mi dimenticherò certamente di altri, ma un percorso che all'estero, ci tengo a dirlo prima che Lucia se ne vada, invece è molto presente, molto definito, ha riviste e dipartimenti dedicati all'antropologia dell'educazione. Quindi trovo che questo sia un momento bello, non vorrei dire un sogno, perché di solito non funziona dirlo così, però insomma sì, è un momento bello per noi che si svolga questo momento a Bologna. E le ultime due questioni, una già citata, ma ci tengo a dirla finalmente in un contesto in cui sono antropologa, tra antropologi, che parla qualche pedagogista, e come diceva Lucia, è una situazione inversa, è difendere l'interdisciplinarità. È un atto che io ritengo, sempre ritenuto, un atto innovativo. Quando ero giovane ho iniziato a lavorare, a fare ricerca, trovavo che lavorare sui confini, no? Come diremmo noi, dai margini sui margini, fosse una cosa molto avvincente. Oggi ritengo che sia avvincente, ma sia anche un atto di resistenza a una situazione in cui invece si impone sempre di più a diversi livelli, non rubo tempo su questo, il cosiddetto monopensiero, anche dentro al mondo della ricerca. E quindi trovo che sia particolarmente importante che il nostro seminario di oggi si svolga in un dipartimento che ha difeso strenuamente, questo lo riconosco ai colleghi pedagogisti, ai colleghi psicologi di questo dipartimento, sociologi di questo dipartimento, ha difeso strenuamente l'esistenza di un dipartimento interdisciplinare in una realtà anche come quella di Bologna, in cui a un certo punto, dopo la riforma 240, insomma, l'orientamento era un altro. E quindi questo lo ritengo una cosa molto importante. E l'ultima nota è appunto una nota di tipo politico, che è stata già richiamata, che adesso credo che, ringraziando le società che sono state con noi nell'organizzazione di questo seminario, sia che sia è ampia, verrà ribadito più volte. Noi questo seminario l'abbiamo costruito e voluto oggi, in questo fondo a fine anno accademico, quindi sapevamo bene che forse non era il momento, diciamo, più semplice per organizzare questo seminario, ma l'abbiamo voluto oggi perché siamo effettivamente alla vigilia, a metà strada, non saprei come definire, di un momento in cui quello su cui stiamo riflettendo ha un peso politico notevole. Cito solo, perché poi verrà ripreso, la questione dei FIT è stata già citata e noi avremo adesso una sessione dedicata a questo. E ci sono altre due piccole questioni, piccole grandi questioni, che sono di
d'urgenza, uno il famoso decreto 65, che il collega conosce molto meglio di me, e che riguarda i crediti formativi specifici per l'educatore nei servizi per l'infanzia, e che faranno da ponte, dico così per ben velocità, poi magari per tu ne riparleremo, da ponte per chi fa scienza della formazione primaria, e che sono allo studio come articolazione di settori disciplinari, e l'altro di cui mi sto occupando direttamente è ciò che resta, come oso dire, del disegno di legge Vannaiori dedicato all'educatore professionale socio-pedagogico, che come sapete si è ridotto a 4 norme dentro al bilancio dello Stato 2017, e che come tale però impone la costruzione di un corso intensivo annuale per la qualifica dell'educatore socio-pedagogico, tutto da costruire velocemente entro il prossimo anno accademico per l'università che lo intendono costruire, e che anche in questo caso, come negli altri due, ci pone il problema di discutere della specificità dei profili professionali dell'insegnante nella filiera della formazione, dell'educatore che lavora nei contesti più vari, no, dell'extra scuola, e dell'educatore nei servizi per l'infanzia. Credo che quello che è stato richiamato sia importante, che le società anche di aree disciplinari diverse imparino a dialogare avendo come obiettivo il rafforzamento della dignità professionale di queste figure, sia una questione importante sia sul piano della formazione sia sul piano del rapporto coi territori in cui poi i nostri laureati vanno a lavorare con questi profili professionali e con la formazione che siamo in grado di dargli. In questo credo che l'antropologia, per diversi motivi, abbia molte cose da poter dire. Grazie. Un saluto da parte mia e quindi da parte della SIAC a tutti i presenti, a tutti gli intervenuti, è un saluto che vale anche come ringraziamento per l'ospitalità all'Università di Bologna e ai colleghi che in particolare si sono prodigati per l'organizzazione di questo seminario, la cui idea nacque peraltro proprio in occasione della prima assemblea della SIAC che si tenne a febbraio scorso. E poi però è stata un'idea che era partita un po' in sordina, proprio per fare un bilancio della questione dei cosiddetti prefitti, a cui si è già accennato, ma che poi si è allargata notevolmente, anche perché si è incrociata con altre iniziative che intanto la SIA, in particolare la Società di Antropologia Applicata e poi anche l'AFIA, pensavano di organizzare. E di qui è nato poi un seminario che ci vede un po' coprotagonisti. Ora mi rifaccio all'intervento iniziale della collega Caldini, quando diceva mettere insieme le società scientifiche è già un successo. Beh, devo dire che per noi però è stato abbastanza facile. La SIAC intanto è nata proprio con l'intenzione di riunire tutti coloro che a livello organizzato, a livello individuale, lavorano nel campo dell'antropologia in Italia a diversi livelli, dentro l'università e anche fuori sul campo. Ma non ha mai avuto la pretesa fin dall'inizio di voler riunificare tutti in un'unica associazione, perché se l'unità per noi è un valore, io già lo sottolineai in occasione dell'assemblea, voglio ribadirlo ancora oggi, è un valore perché, come si diceva una volta, uniti si vince, no? E anche le elezioni politiche a volte ci insegnano che questo assunto corrisponde a verità. D'altra parte però, l'ho detto allora e lo ribadisco oggi, io considero la presenza di più associazioni una ricchezza che va assolutamente salvaguardata, perché questo tra l'altro dà la possibilità ad un settore piccolo, ma come vorrei sottolineare, anche come credo che sarà sottolineato nella giornata di oggi, è in una fase di espansione per varie ragioni, sia
all'interno dell'Accademia che nella scena sociale, però è un settore ancora piuttosto piccolo. È importante poter far fronte a situazioni, a contesti differenti, e questo lo si può fare, come dire, specializzandosi, dividendosi i compiti, assumendo responsabilità specifiche, sapendo di poter rappresentare tutti. Io credo che questo seminario sia un piccolo primo esperimento di forte collaborazione tra le associazioni antropologiche attive in Italia, che debba continuare e debba intensificarsi nelle forme che decideremo insieme, che potranno essere quella di una federazione, di una consulta, di una anche di una collaborazione piuttosto libera, ma lo decideremo insieme. Credo che da questo punto di vista tutti i presidenti dei consigli direttivi di queste associazioni siano sulla stessa lunghezza d'onda. Mara credo che potrà confermarlo. Abbiamo già sperimentato anche informalmente in occasione dell'intervento che abbiamo tenuto a febbraio scorso, tenuto alla Camera dei Deputati per un appello ai candidati alle elezioni politiche sui temi del razzismo, di cui in particolare si era occupato Stefano Allobio, che qui naturalmente oggi è presente, che è anche vicepresidente della SIAC, e in quell'occasione riuscimmo, come dire, ad esprimere nel giro di pochissimo tempo delle posizioni comuni e condivise tra le varie associazioni, riuscendo, cosa non facile, a concordare un documento, peraltro non soltanto interno alle associazioni di antropologia culturale, ma che trovò anche la convergenza con gli antropologi biologi, o antropologi tout court, come loro preferiscono essere chiamati, che noi consuetudinariamente chiamiamo antropologi fisici, loro tendono, come dire, un po' a respingere questa denominazione, questa idea, che è stato anche un altro fatto che deve essere sottolineato, perché si tratta di branche del sapere che sono nate in altri contesti, in un momento segnato dall'empirismo ottocentesco, dal positivismo, sono nati quasi insieme, si potrebbe dire, alla luce di uno stesso paradigma poi ampiamente superato, come sappiamo, perché però per oltre un secolo sono stati separati, non hanno mai dialogato, hanno lavorato in campi e con prospettive completamente diverse. Recupero di un rapporto di tipo dialettico che però possa trovare, come è stato sui temi del razzismo, delle convergenze che sono utili sul piano scientifico, ma sono utili soprattutto sulla rappresentazione dei temi all'interno della società contemporanea, anche questo mi è sembrato un dato importante. Quindi io saluto questo seminario di cui sono, devo dirlo, sono come presidente della SIAC molto soddisfatto, molto orgoglioso, anche per questo devo ringraziare tutti coloro che ci hanno lavorato, che non nomino perché sono stati tanti, no? Bruno lo sa, Mara anche come presidente della Società Italiana di Antropologia Applicata, sono stati tanti, però siccome ciascuno di essi sa l'apporto che ha dato, sa anche che mi rivolgo a tutti indistintamente. Primo dato. Il secondo dato, poi, che vorrei rilevare, un po' più diciamo di merito, ma che va anche su un piano più generale. Intanto la formazione degli insegnanti e i cosiddetti contesti educativi sono due campi che stanno mettendo alla prova l'antropologia, sia nei suoi aspetti concettuali e teorici, sia poi anche nella sua applicazione e anche nelle ricadute sul piano professionale, che credo siano molto importanti in questo momento e che stanno costituendo anche degli elementi di quella crescita del nostro settore a cui prima accennavo. Noi come sia stiamo cercando di costruire una serie di banche dati sulle attività antropologiche in Italia, in vari,
in vari ambiti. La prima banca dati a cui abbiamo messo mano, a cui stiamo lavorando, è proprio quella che riguarda la formazione degli insegnanti, e oggi nella tavola rotonda successiva presenteremo dei primi dati che aggregano informazioni che riguardano i 2/3 delle università italiane, perché ci mancano informazioni su ben 1/3 delle università, che poi sono quelle in cui il settore MDEA non è rappresentato, cioè è che spesso costituisce una sorta di buco nero per noi, nel quale che però dobbiamo cercare di penetrare, non solo di illuminare. E poi c'è tutto l'ambito delle università private e quelle soprattutto telematiche, che costituiscono quasi un ambito misterioso, che deve anche quello essere oggetto di indagini e di conoscenze da parte nostra, perché non sappiamo quello che si fa in quei contesti riguardo alle nostre discipline e quindi riguardo agli obiettivi che noi intendiamo raggiungere. Quindi sono dati che presenteremo molto molto parziali ancora, che però speriamo di poter implementare per avere poi un quadro più completo. Da cui risulterà la crescita, per esempio, che c'è stata in termini di attivazione di nuovi moduli, di insegnamenti anche affidati a personale non strutturato, quindi esterno all'università. C'è stata anche un'attenzione verso l'antropologia con l'ultimo piano straordinario per i ricercatori di primo tipo B, a cui proprio l'impegno che noi abbiamo profuso nell'ambito dell'acquisizione dei 24 CFU non è assolutamente stato estraneo o marginale. Quindi è un tema estremamente importante in un momento in cui potrebbero esserci dei cambiamenti rilevanti nella organizzazione dei saperi disciplinari e che finiranno per coinvolgervi. Credo che un po' tutti voi sappiate che il precedente ministro stava predisponendo una serie di atti che avrebbero portato ad un decreto sul riordino degli assetti disciplinari, e aveva chiesto la predisposizione di un documento vincolante che è stato presentato qualche settimana fa al Ministero. Ebbene, questo documento, che adesso è nelle mani del nuovo Ministro, e quando si è usato il condizionale, questo condizionale relativo al fatto che non sappiamo quali saranno le linee politiche che l'attuale governo e il nuovo ministero vorranno adottare, se è in continuità con questi atti già predisposti, tra cui faccio una parentesi, si inserisce anche la nuova abilitazione scientifica nazionale, per cui nel regime giuridico amministrativo precedente, quindi la gestione ministeriale precedente, era stato avviato con una sorta di decreto che anticipava il decreto vero e proprio e che ancora non vede la luce. E vabbè, faremo a vedere che cosa succede. Tra parentesi, vorrei dire, siccome mi arrivano quasi quotidianamente richieste di chiarimento sullo stato della situazione, che il decreto per il nuovo biennio di abilitazione non c'è ancora, bisognerà attendere il decreto specifico che dovrà rivedere le somme sia per i commissari che per i candidati. Finché non ci sarà quel decreto non ci saranno neanche i bandi, quindi naturalmente è chiaro che in questa situazione potremo controllarla tutti, ma noi la stiamo monitorando, diciamo, ogni giorno, quindi appena ci saranno novità informeremo tutti. Ma dicevo, e qui concluderò perché sto prendendo
già via troppo tempo e la giornata è molto densa, però mi sembra importante sottolineare che siamo in un momento, o potremmo essere in un momento di forte trasformazione, la trasformazione che riguarderà da una parte, o dovrebbe riguardare da una parte, la fine dei settori disciplinari concorsuali, dei macrosettori, così come oggi sono configurati e su cui si regge un po' l'impalcatura, no, dell'aggregazione anche delle discipline in Italia, e che dovrebbero essere sostituiti da due grandi aggregazioni di parallele. Una è quella dei cosiddetti raggruppamenti disciplinari, che avrà valore per il reclutamento e per la didattica, quindi per la strutturazione delle classi di laurea, e l'altro che verrà chiamato dei domini di ricerca o dei domini d'area, che invece sarà applicato per la ricerca, per la valutazione dei progetti, che sarà ispirato al modello dei settori ESI. Questo dato inciderà moltissimo sul futuro anche del nostro settore, perché il nostro è un settore piccolo ma non piccolissimo, diciamo un settore medio all'interno degli ambiti di aggregazione in Italia, e le soglie di autonomia saranno più alte rispetto a quello attuale. Potremmo rientrare all'interno di una serie di aggregazioni che potrebbero essere anche a geometria variabile, per cui si tratterà di vedere cosa succederà, in cui però le decisioni dipenderanno anche dalle nostre scelte e dagli orientamenti che sapremo esprimere. Quindi saremo chiamati, o potremmo essere chiamati, continuo a usare il condizionale, ma non ci sono segnali perché si vada in una direzione diversa. Uso il condizionale perché ufficialmente il nuovo ministero non si è ancora espresso nei suoi vertici, ma potremmo andare verso una situazione di fortissimo cambiamento in cui noi dovremo dare una precisa caratterizzazione del ruolo dell'antropologia, delle discipline demoetro antropologiche all'interno dell'Accademia italiana. Ma quando dico l'Accademia, noi sappiamo che di parte anche poi partono anche le ricadute che si hanno nel campo, nella scena pubblica, potremmo dire. Quindi è un dato importante su cui dovremo agire con immediatezza, però anche con piena consapevolezza di quello che potrebbe essere il nostro ruolo, in una prospettiva, anche come diceva Giovanni Guerzoni, di una interdisciplinarità che sembra andare sembra quasi una sorta di stella polare che sta in questo momento caratterizzando l'università italiana, devo dire in maniera anche molto strumentale, per cui anche su questa questione io non credo molto nell'interdisciplinarità, lo dico subito, credo molto invece semmai nella pluridisciplinarità, e quindi nel fatto che le discipline con le loro specificità possano dialogare per il raggiungimento di obiettivi comuni e per progetti condivisi. E in questa direzione vorrei preannunciarvi, e chiudo qui, che nell'assemblea della SIAC di novembre, che si terrà a ridosso del convegno annuale che terremo a Roma dall'8 al 10 di novembre, e che sarà dedicato al tema razza, razzismi e discriminazioni, e che non a caso si terrà in quei giorni, perché come tutti sappiamo l'11 novembre è la giornata in cui cade l'anniversario degli 80 anni della promulgazione delle leggi razziali in Italia. Peraltro la call per le proposte di intervento è stata prorogata all'8 luglio, lo dico anche perché chi non l'avesse fatto, volesse proporre un proprio intervento al convegno, ha ancora la possibilità di farlo. Ma dicevo, e qui chiudo, a novembre nell'assemblea lanceremo l'iniziativa di
organizzare degli stati generali sull'antropologia italiana per i primi mesi del 2019, e in cui noi dovremo non soltanto fare il punto e un bilancio della situazione, come faremo oggi per quanto riguarda i temi che saranno oggetto del nostro seminario, ma soprattutto dovremo in quell'occasione costruire il nostro futuro e disegnare le linee di intervento che dovranno caratterizzare la nostra iniziativa dentro e fuori l'università. Lo faremo insieme, tutte le associazioni antropologiche, lo dico perché sapete che questo è stato uno dei nostri punti programmatici fin dall'inizio. Vogliamo perseguire la strada dell'unità nella differenza, e speriamo quindi che il nostro settore, che come si vedrà dei dati è in crescita direi quasi inaspettatamente rispetto alla tendenza di 3-4 anni fa, dove sembravamo pericolosamente in una situazione di caduta, eravamo 2 anni fa a meno di 20 ordinari, oggi siamo 26, ma fino alla fine di quest'anno saremo, posso dirlo per le informazioni di cui sono in possesso, saremo ancora di più già entro il 2018, ma soprattutto il dato che ci conforta maggiormente non è tanto quello dell'aumento del numero degli ordinari, che pure è significativo, perché significa che le università e gli atenei stanno dando riconoscimento al lavoro che i nostri colleghi abilitati alla prima fascia stanno svolgendo al loro interno, perché tutti coloro che stanno nell'università sanno quanto sia difficile ottenere una procedura per una prima fascia in questa contingenza storica. Il fatto che ci siano procedure che investono il nostro settore è un titolo di merito per il settore, ma soprattutto per il lavoro che i colleghi, ciascuno di noi potremmo dire, svolge nel proprio ateneo. E anche questo è un dato estremamente importante anche riguardo alle cose che dicevi tu. Ma quello che ci conforta moltissimo, ne abbiamo discusso con Stefano a lungo quando per esempio abbiamo dovuto predisporre il nostro documento proprio nei lavori preparatori del CUN per l'elaborazione del documento sui saperi disciplinari. Tra l'altro quel documento prevede anche la cosiddetta manutenzione delle classi di laurea, per cui le classi di laurea diventeranno più flessibili. Questo è un altro dato importante per il nostro settore, perché il nostro settore si può configurare più di molti altri come un settore definito da un sapere di tipo trasversale, e quindi la sua presenza in classi di laurea più flessibili può aumentare ancora di più. Ripeto, starà a noi lavorare per raggiungere questo tipo di obiettivi. E dicevo, quando abbiamo preparato questi documenti, aggregando un po' i dati del nostro settore, ci siamo resi conto di quanto in questi ultimi anni siamo cresciuti a livello di ricercatori, di ricercatori a tempo determinato, sia di tipo B che di tipo A. Siamo nell'area, se ben ricordo i dati, siamo il sesto settore all'interno dell'area 11 che per numero o per l'incremento del numero dei ricercatori dalla emanazione della 240 in poi, quindi negli ultimi 6 anni, da quando è stata istituita la figura del ricercatore a tempo determinato. Questo è un dato estremamente importante, perché rivela un lavoro denso sia al vertice dell'Accademia sia anche nella base. Ed è su questa strada che dobbiamo continuare. Io credo che il nostro settore abbia delle grosse potenzialità. A volte, lo dicevo stamattina, se ne parlavo con Luca Giordano, lo vedo, ecco, sta qua. Lo dicevo, purtroppo noi a volte arriviamo sempre un po' tardi rispetto alla velocità con cui si verificano le situazioni nella vita pubblica. Però pur arrivando in ritardo noi possiamo, abbiamo gli strumenti per incidere
Naturalmente occorre anche che ci sia un contesto adeguato perché la nostra incidenza possa essere tale. Io chiedo scusa, forse sono stato un po' lungo, ma queste cose mi premeva dirle, ne avevo altre, però credo che si potrà dirle poi nel corso del dibattito della giornata. Passo la parola a Mara Benadusi, con cui insieme abbiamo organizzato la giornata. Sì, un ringraziamento ai colleghi di Bologna innanzitutto perché hanno avuto l'energia, nonostante siamo alla fine dell'anno accademico, di mettere in piedi questa iniziativa e ci hanno trascinato anche nella collaborazione in queste settimane. E credo sarà una giornata intensa, quindi non vorrei dedicare troppo tempo a questa presentazione che faccio a nome della SIA, la Società Italiana di Antropologia Applicata. All'interno di questa giornata la SIA ha immaginato una tavola rotonda, una delle tre tavole rotonde, che è la seconda, e la cosa più interessante forse da dire, che fa parte del backstage dell'organizzazione, è che mentre facevamo la conta con Bruno, Giovanna, delle persone da coinvolgere in questa iniziativa che avevano trattato sia dal punto di vista teorico che attraverso la ricerca etnografica e i contesti educativi, ci siamo resi conto della numerosità di un gruppo che ormai ci vede coinvolti da vari decenni, che però si è andato rafforzando nel corso del tempo e non si può più considerare in fondo un settore così minoritario dell'antropologia culturale in Italia. Da questo punto di vista stavo riflettendo, mentre sentivo parlare di altri colleghi, che il Ministero, il MIUR, ci ha dato un po' un pretesto, no? E direi forse un colpo di spalla nel voler metterci insieme, riflettere sui campi educativi e che cosa l'antropologia si è costruita in Italia su questi campi. Forse l'avremmo potuto fare a prescindere da questa spallata del Ministero, però ogni tanto le occasioni vanno colte, ci sta, e secondo me ci sono molte cose da mettere in piedi nel futuro, no? Questo è un primo momento, come diceva Giovanna, per chi come noi si è dedicato a questi studi, anche simbolico, da fare qui a Bologna, ed è un'occasione per parlarsi. Questo lo noterete nel corso della giornata. Abbiamo dato una struttura poco formale, no? Abbiamo tentato di immaginare che ci sia un confronto aperto più che una carregata di relazioni lunghe e faticose da gestire, che poi non danno spazio a dibattito, per cui l'abbiamo vissuto così. Ci sono delle premesse interessanti dal punto di vista della collaborazione delle tre associazioni, che secondo me si capisce dal programma hanno una prospettiva di osservazione sui contesti educativi e sugli spazi di implicazione dell'antropologia nei contesti educativi abbastanza sinergica, per quanto non è sovrapponibile del tutto, no? Per cui il taglio delle tavole rotonde rappresenta l'eterogeneità anche delle tre associazioni, al tempo stesso la loro voglia e speriamo capacità di dialogo. Un'altra cosa forse che mi piacerebbe dire prima di lasciare spazio agli altri che dovranno intervenire su Skype è che nella storia dell'antropologia dell'educazione c'è questo momento rituale con tutti i sottosettori delle varie discipline che è avvenuto a Stanford nel 1954, dove a un certo punto per iniziativa di una serie di antropologi che riteneva importante far dialogare l'antropologia con il mondo dell'educazione, hanno creato un consesso come questo, dove ci si è messi insieme, le persone hanno lavorato, hanno fatto cose da vario tempo e quindi abbiamo tanti che hanno questa esperienza pluridecennale sul campo educativo, però è stato ritualizzato un percorso, collettivizzato, e da lì si sono aperte tutta una serie di possibilità, non da ultimo il confronto con chi lavora in questi contesti, che apre tutta una serie di opportunità dal punto di vista dell'applicazione. Dentro la SIA si è appena costituita, ieri abbiamo avuto l'assemblea, una sorta di laboratorio permanente sui servizi sociosanitari ed educativi. Dentro Ampia c'è anche lì una commissione sui servizi educativi, sulla scuola e altre commissioni, ma sicuramente
si sono profilati tutta una serie di percorsi, sia in chiave di professionalizzazione che in chiave di applicazione, che spero vengano fuori in questa giornata. E al tempo stesso abbiamo la formazione sulle spalle, che ancora pesa sulle mie perché ci siamo nel mezzo, però altre università sono state più veloci. Anche qui ci sono dei limiti che credo emergeranno dalla tavola rotonda, ma anche tante potenzialità che dobbiamo essere in grado di cogliere se vogliamo trasformare quella che è stata una risposta emergenziale del decreto ministeriale in un'opportunità di reclutamento nel lungo periodo. Questa secondo me è la sfida maggiore, e altrimenti sarà una parentesi, ma speriamo che non sia così, speriamo che diciamo, l'occhiale, no, la visuale sull'antropologia che si è spalancata in alcuni dipartimenti, in altri meno, sia foriera di opportunità nel futuro, perché tanti atenei siamo pochi, siamo rimasti sempre meno negli anni, e avere per esempio a Catania 10 corsi per i 24 CFU per me è stato anche un po' sorprendente, no? Scelti dagli studenti che dicono volete Medea o volete MPhil, 2700 studenti, su 2700 2500 450 hanno dichiarato che volevano scegliere Medea 01 e solo 120-130 hanno scelto MPhil 03. Non abbiamo deciso noi di fare 10 corsi di antropologia, quindi qualcosina, insomma, una minima soddisfazione l'abbiamo avuta nell'avere riconosciuto un ruolo direttamente da chi sarà coinvolto in questa formazione per insegnare le aule scolastiche. Quindi insomma, si apre, immagino, una giornata intensa e lunga, lascio la parola a Bruno che si connetterà. Allora, ci connettiamo con Ivan Severi, che personifica il sincretismo di questo convegno, perché è il presidente dell'Ampia, ma sta svolgendo anche l'insegnamento di un FIT proprio all'Università di Catania. E quindi non è qua. E dunque non, non è qua. Speriamo che vada, si sente. Ci sei, cioè. Allora, tu ci sei, bravo. Benissimo. Si sente anche, puoi andare, vai Ivan. Ok, vi brucio su un minuto perché vedo che siete in discreto ritardo, ma immagino che fino adesso abbiate discusso già abbondantemente. Volevo solo dare il benvenuto a tutte e a tutti. Io non ci posso essere, nonostante abbia cercato di contribuire per quanto erano le mie possibilità alla riuscita di questa giornata, perché in realtà c'è un motivo che è abbastanza interessante visto l'argomento della giornata. Io mi trovo a Catania proprio sul campo del Prefit e oggi lezione, quindi non potevo essere su a Bologna. Nonostante questo so che siete in tanti, ho degli informatori locali che non vi vedo, che mi hanno informato che il successo della giornata comunque è garantito. Volevo ringraziare le altre associazioni, sia che sia l'Università di Bologna, che ci hanno permesso di realizzare questa giornata, che dal punto di vista di Ampia è particolarmente importante, proprio perché sia questi contratti che si sono aperti per gli insegnamenti pre-FIT, sia una nuova fase probabilmente di relazione fra l'antropologia dell'educazione e della formazione dal punto di vista della ricerca, dal punto di vista della metodologia e delle implicazioni che questo ha nell'attività degli antropologi sul campo. E quando parlo di attività ovviamente intendo anche la dimensione lavorativa in senso stretto. Ritengo che perché tutto questo funzioni al meglio ci debba essere un coordinamento non solamente fra le associazioni ma fra le diverse anime dell'antropologia e quindi fra quelli che si occupano nello specifico di comprendere i processi e quelli che quei processi devono poi mettere in atto nel contesto quotidiano. Quindi benvenga un'iniziativa di questo tipo, speriamo di poterne fare anche su altre tematiche, non solamente sulla dimensione dell'educazione. Io non vi voglio rubare altro tempo perché appunto mi sono semplicemente inserito in una tesa, non so di cosa stavate discutendo e ne dico, non so più o meno dove dovete fare, ma quindi vi auguro semplicemente buon lavoro e cercherò di ricevere il maggior numero di informazioni possibile su come è andata la giornata. Quindi buon lavoro a tutti e a tutti. Grazie Ivan.
Mm-hmm.